Il ruggito dei campioni d'Italia inizia nel migliore dei modi l'avventura nella panchina nerazzurra di Simone Inzaghi, sotto il segno indiscusso del cigno di Sarajevo, colui che dovrà sostituire, colui che dovrà rimpiazzare senza deludere le prestazioni, i gol e le tantissime emozioni offerte nelle ultime due stagioni da Romelu Lukaku. Vince e convince l'Inter campione d'Italia targata Simone Inzaghi, che a San Siro batte 4-0 il Grifone, il Genoa di Ballardini. Invece nell'altra partita che ha dato il via a questa stagione, che ha dato il via a questo campionato, vittoria davvero clamorosa, vittoria con il cardiopalma nel finale al Bentegodi per il Neo Sassuolo di Alessio Dionisi, che dopo la storica promozione centrata con l'Empoli lo scorso anno, dopo l'esperienza in Laguna con il Venezia, riesce così a conquistare la prima vittoria nella massima serie. Finisce 2-3, 3-2 per la formazione neroverde, che non sbaglia, pur non avendo più nello scacchiere di centrocampo quel Manuel Locatelli che ha trascinato le prestazioni dei neroverdi nelle ultime stagioni, soprattutto nell'ultimo campionato, ma è una vittoria soprattutto sotto il segno indiscusso di Juricic, l'asso, il trequartista, il giocatore di qualità che lì davanti ha davvero fatto la differenza. Quindi invece inizia nel peggiore dei modi l'avventura, la nuova avventura in Veneto con la formazione gialloblu, con la formazione scaligera per quanto riguarda invece Eusebio Di Francesco. Tornando a San Siro, iniziamo ovviamente con il poker, la vittoria che assolutamente fa da padrone, perché è una vittoria convincente, è la vittoria dei campioni d'Italia sotto il segno indiscusso di due giocatori che sono appena arrivati, che sono appena sbarcati in quel di San Siro a Milano, sponda nerazzurra, sotto il Duomo, colui che ha cambiato maglia, colui che è passato dal diavolo verso invece la sponda nero-azzurra. Dal rosso-nero al nero-azzurro stiamo ovviamente parlando di Hakan Çalhanoğlu, del nuovo trequartista, del trequartista che dovrà trascinare le prestazioni dell'Inter targata Simone Inzaghi. Al sesto minuto, dopo la grande occasione occorsa a De Vrij al secondo minuto, è la capocciata vincente, il colpo di testa vincente di Milan Skriniar, il primo gol della nuova stagione, il primo gol della Serie A 2021-2022, calcio d'angolo di Hakan Çalhanoğlu, primo assist stagionale, colpo di testa di Milan Skriniar, del difensore slovacco. Il Genoa risponde con una grande chance, con Kalon, grande risposta di Handanovic, ma al quindicesimo siamo già 2-0. Sponda del cigno di Sarajevo, sponda di Edin Džeko, e poi c'è tutto il talento, tutta la coordinazione, tutta la qualità del trequartista turco di Hakan Çalhanoğlu, che batte il neo portiere, il neo estremo difensore ligure Salvatore Sirigu per il gol del 2-0 dopo appena 15 minuti. Partita assolutamente in discesa per i nerazzurri, e nel corso del primo tempo arriverà anche il gol del 3-0, annullato per fuorigioco con il bellissimo passaggio in profondità di Brozovic per Perisic. 3-0 annullato anche nel corso del secondo tempo ad Hakan Çalhanoğlu, e poi nella finale arriverà il tris prima di Arturo Vidal, conclusione a giro di Dzeko,
attacco di Nicolò Barella per la posizione regolare, per il bellissimo taglio di Arturo Vidal che batte Sirigu per il 3-0 al 76esimo. E poi nella finale, dopo la grande chance occorsa al neo entrato Federico Show Di Marco, arriva anche il gol del 4-0 sul cross di Vidal, arriva il primo gol in nero-azzurro di Edin Dzeko, la firma del Cigno di Sarajevo, che dopo 119 gol messi a segno con la maglia della Roma in 260 presenze, solamente dietro a Francesco Totti e a Pruzzo nel bomber all time della formazione giallorossa, mette a segno il primo gol con la maglia nerazzurra. Dicevamo invece che al 20 godi gol e spettacolo, perché vince con il brivido, con il patema finale al Cardiopalma il neo Sassuolo di Alessio Dionisi, dopo il vantaggio firmato da Jack Raspadori nel corso del primo tempo con un bellissimo pallone lavorato da Djuricic, scambio con Jack Raspadori, con il campione d'Europa, con la formazione di Mancini nell'ultimo europeo, nel campionato e nel campionato europeo. Ecco ragazzi che c'è la firma di Jack Raspadori dopo aver passato un europeo da riserva di lusso, un giocatore che assolutamente sarà uno dei grandi protagonisti di questa annata della Neo Sassuolo, targato Alessio Dionisi, pallone lavorato da parte di Djuricic che nella corso del secondo tempo si mette in proprio, questa volta pallone lavorato da Ciccio Caputo. Bellissimo, bellissimo quel pallone lavorato da Caputo, e non sbaglia Djuricic per il gol del 2-0. Al 70esimo, a circa 20 minuti dalla conclusione, c'è da segnalare anche l'espulsione di Miguel Veloso con l'intervento della VAR, il check della VAR che cambia la decisione presa dall'arbitro Volpi. Inizialmente da giallo diventa rosso Hellas in 10 uomini nel corso del primo tempo, e arriva il gol del 2-0 firmato da Djuricic al minuto numero 51. Quindi 2-0, la partita si riapre per l'intervento falloso da parte di Toglia nei confronti di Mattia Zaccagni, che dagli 11 metri spiazza Consigli e riapre il match. Tiro a giro da parte di Junior Traoré, una bellissima palla questa volta offerta da Jeremy Boga, e il tiro a giro vincente da parte di Junior Traoré per il gol del 3-1 al 77esimo. E poi appena all'inizio del recupero, proprio al 90esimo, arriva anche la doppietta personale, il gol del definitivo 2-3, ancora una volta con Mattia Zaccagni che si scrive, mette già a segno il proprio nome e cognome, perché questo anno sarà lui il riferimento offensivo, sarà lui il vero trascinatore per quanto riguarda la formazione di Eusebio Di Francesco. Ma intanto 3 punti d'oro per il Sassuolo targato Alessio Dionisi. Ma ragazzi, è stata la serata dei nerazzurri, dei campioni d'Italia, perché l'Inter vince e convince la San Siro, inizia nella migliore dei modi l'avventura nella panchina nerazzurra di Simone Inzaghi, dell'ex allenatore biancoceleste. Vince e convince grazie anche alle prodezze da una parte di Edin Dzeko e dall'altra di Hakan Çalhanoğlu. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video.